bacio a tutti. Questa è, diciamo, la seconda parte del video. Praticamente ho girato un video Conad, poi alcune cose che avevo preso in libreria, una cosa che avevo preso all'Unieuro, quindi diciamo che pensavo di fare tutto un video, ma siccome chiacchiero come una ciabatta veramente, il video che dovevo fare anche di risparmio casa non lo potevo fare, sennò diventava un video lunghissimo e non vale la pena. Quindi adesso vi faccio vedere che cosa ho preso da risparmio casa, così non diventa un video lunghissimo. Allora, il video in precedenza con i prodotti Conad ce l'ho ancora qui perché ho spento rec, l'ho riacceso e ciao, come state? Erika, vergognati. Allora, vi faccio vedere, prima di tutto ho fatto scorta di questi sacchetti perché ho scoperto una cosa, che il comune, ma io non penso che sia solo il nostro, credo che sia un po' di tutti, ci ha dato una tessera quando tu devi andare a prendere i sacchetti che ti passa il comune, no? Con questa tessera, nella tessera c'è memorizzate quante volte tu hai preso i sacchetti, perché più di tot non te li fa prendere. Io mi domando e dico, bah. Quindi, oltretutto che dobbiamo andare lontano, c'abbiamo il comune lontano, oltretutto che dobbiamo andare in comune, fare la fila, prendere il sacchetto, parcheggiare a Fantasilandia, prendere i sacchetti, tornare indietro, fare questo pellegrinaggio che non finisce più per un po' dei sacchetti della raccolta, io preferisco comprarli, ecco. Spenderò 2 euro, 3 euro, 4 euro, però me lo so risparmiato in salute. E in più, sapendo che più di quelli non te danno, ho detto, sai cosa c'è? Sai qual è la novità, Erika, che a maggior ragione te li vai a prendere, li compri. Quindi ho preso questi due, che d'accordo sempre con il comune, qui ci si buttano i pannoloni del cane, abbiamo il cassonetto dei pannolini. Ci eravamo informati per sapere se potevamo buttare anche i pannoloni del cane, ovviamente ci hanno risposto di sì, perché comunque quello è il contenuto e diciamo dove si posa, ecco. A pannolone che le traverse, quelle là fatte con l'ovata, così, no? Quindi va benissimo, e quindi però li usiamo questi neri. Questo blu per noi è la plastica e quindi ci passa il sabato e io prendo questo. E questo qui, l'indifferenziata, è quello lì che passa spillo. Ma chi è che fa rumore così? Questo è l'indifferenziato e passa il lunedì. Poi c'ho il cartone, prendo i sacchetti alla Lidl, quando faccio spesa compro 4-5 sacchetti una settimana e ci faccio la raccolta del cartone, mentre quelli dell'umido li acquisto all'Eurospin quando mi capita o in giro se li trovo. Oggi no, risparmio casa non c'erano, quindi preferisco fare così, vado avanti quello che mi serve, buonanotte, se mi trovo di passaggio al comune prendo, ma che io mi devo partire per andare a piare i sacchetti proprio a me, no, falliscono se dipende da me, quindi preferisco così. Sarò fatta male, sicuramente sì, però per una comodità. Quanto mi trovo bene con questo che ho ricomprato, 88 centesimi, altre profumazioni, ma io ho provato questo e quando mi trovo facile con un prodotto difficilmente lo cambio, ed è questo della Dermomed, che non c'ha parabeni, edna, bex, silicone, non c'è niente praticamente, contiene Deo Plus Complex, ha la calendula, estratto di calendula, veramente buono questo rosa, se no mi sembra c'è viola, sono sicura, e verde, ecco il verde sono in dubbio, ma questo qui c'è, e questo qua ci piace, e quindi l'ho ripreso, Made in Italy, anche, quindi l'ho preso. Poi c'è l'offerta della Fairy a 2,99 euro, e quindi mi sono presa la Fairy. Mi sono finita la mia crema, quanto mi piace questa qui, la crema questa della Nivea, 3 euro mi pare, costicchia,
Questa qui della quasi 3 euro, questa qui della Nivea, quanto mi piace sta crema, morbidissima, si asciuga subito, pelle morbida, mi piace tanto, quindi ho ripreso questa. Miki ha preso questo qui, and the shoulders, questo qua 2,39 euro mi sembra, questo qui antiforfora, la mela è molto buono il sapore. Mentre per Giulia le ho ripreso questo dell'Elvive che usa lei color pesca con cheratina vegetale, olio protettivo, lunghezze riparate, liscio fluente, capelli lunghi e lisci, mia figlia è riccia, ma gli vince il riccio. Anch'io ero riccia, mi sono slisciato. Questo qui per lei, mentre io ho quello della Sienna con il quale mi trovo benissimo e quindi niente. Poi, siccome mi trovavo lì, non so, tanto costano come quelli della Lidl, 3,99 euro. Ma mi trovavo lì, dovevo riandare alla Lidl, non me ne andava proprio, cioè faccio i chilometri per prendere 2 o 3 pacchi di pannoloni. L'ho presi là, mi trovavo lì, però so che quello che mi dà quelli della Lidl, oramai sono mesi che uso quelli, so che essere con questi sono ritornata indietro proprio. Sono proprio ritornata indietro, però che devo fare? Me ne andava, sicuramente me ne pentirò, però che devo fare? Ritornare indietro proprio non me ne andava. Poi bagno schiumi in offerta 1,69 euro l'uno. Questo è 750 ml. La crema intensa è 250 ml. Mi sono presa due Nivea perché io non so se c'è stata una come si chiama? Una promozione di bagnoschiumi particolari, perché il reparto bagnoschiumi era pressoché vuoto. Quelli della Nivea c'erano tutti, sapete che c'è un sacco di profumazioni bianco, bianco con la lavanda, poi c'è la turchese, c'è un sacco di colori. E questi qua ce n'erano rimasti pochissimi, pochissimi, cioè tutti si buttano sul blu. Quindi ho detto, sai cos'è la novità? Che invece di sta prendendo 8.000 bagnoschiumi, perché tanto non c'erano quelli che piaceva Giulia, cioè questi bene o male mette d'accordo tutti, ecco, a me Michele e Giulia ci mette d'accordo. Quindi ne ho presi due, perché è inutile che prendo altre cose, tanto, cioè, ci stiamo sempre a fare docce, prendere quelli piccolini secondo me non vale proprio la candela, cioè, a me piace, quando mi trovo bene con una cosa poi... Ma che meraviglia! Mi piace. Poi ho preso l'alluminio, questo qui, 30 metri, 1 euro e... Mi pare quasi 2 euro questo? Mi pare di sì. Questo 88 centesimi, pellicola trasparente. 99 centesimi, ho preso i sacchetti grandi, i medi non c'erano più. Ecco perché dico che c'è stata una promozione, qualcosa, perché c'erano dei prodotti proprio vuoti. I scaffali vuoti di sabato, poi molto difficile, quindi ci deve essere stato qualcosa di diverso. Resta il fatto che mi sono presa questi qua. Poi ho preso il mangiare, c'era solo questo c'era. Siccome vicino all'Eurospin dovevamo andarci noi stamattina, c'è l'acqua e sapone, questi li ha. Andando al risparmio casa, ho pensato, vabbè, ce l'avrà sicuramente pure lì. Gliene era rimasto uno. Ho preso questi, ho preso il prodotto Simba che c'hanno loro a 49 centesimi. I gatti sono piaciuti una volta, li avevo acquistati. Pollo, vitello, ve l'ho fatto vedere perché l'ho letto io. Pollo, vitello e questo qua tonno, sperando che Poirot non gli dia fastidio. Ho preso doppio, tranne questo che c'era rimasto solo questo qui. Poi ho preso Simba, questo qui, lo stesso che a loro piace, alimento completo per gatti, questo qui con manzo, eccolo, quasi 3 euro questo qui ho preso. E poi ho preso questo svelto 1,88, spesso lo trovo in offerta, 1,88 col quale io mi trovo benissimo e quindi questo. Poi, allora sapete, vi devo fare un video a questo punto. Sapete che ho parlato in un video della toiletta che c'ho in corridoio. Io la chiamo toiletta, ma non è una toiletta, è praticamente una libreria IKEA, però quella bassa e lunga,
È la Billy tagliata in due, perché come ve la dico? È alta 1,40 m, ecco, capito? Non è altissima. Dove noi sopra, io e Giulia, abbiamo messo i nostri prodotti, protoncini, cremine, creminelle e quant'altro. E adesso sembrava proprio un parcheggio. Avevo posizionato tutto bello lì. Passando lì per andare alla cassa, ho acquistato per 4,99 € invece questo porta rossetti, smalti, pennelli qui dietro. Vedete com'è fatto? Questo è diviso, eh? Pennelli qui dietro e qui ci si mettono le creme, i barattolini. Ho acquistato questo e questo qui per gli smalti a 2,99, no, 1,99, una cosa del genere. Quindi adesso un'altra cosa che farò sarò sistemare lì, anche perché Giulia piace veramente tanto. Lei incomincia con i suoi trucchetti, le sue cose, la sua matita, il suo mascara, un disastro. E quindi sistemare le cose così trovo che sia veramente divertente sia per me che per lei. Poi, già che c'è, non c'entra niente col video, volevo farvi vedere. Mi sono arrivate da AliExpress, avevo ordinato queste farfalle, questi stickers a farfalla. E mi sono arrivate ed è meravigli sono meravigliose. Ho riscoperto le farfalle e mi piacciono veramente tanto, tantissime. Dice Erika, non ci fai vedere niente, non si capisce niente. Sì, ma non era prevista sta cosa di farvi vedere, ecco, un po' tutto un misto di farfalle, di tutto. Ecco, io queste qua ve le metto qua e buonanotte. Erika, è finito il video? Sì, finalmente te ne sei andata. Sì, vedete? Quasi 12 minuti. Se io lo accodavo a quell'altro era più di mezz'ora di video. Ma chi me lo guardava? Ma manco i pazzi scatenati, cioè proprio perché come si fa? Io non ce la farei a guardare un video di mezz'ora. Anche qua 11 minuti mi pare proprio di regalare tempo, capito? Non ce la faccio io, non ce la faccio. E registrandolo io non mi rendo conto del tempo che passa. Io ogni tanto devo guardare. Perché penso di aver guardato, invece non ho visto l'orario e sono passati altri 5 minuti e io non ho quagliato col prodotto. Quindi, Erika, te vai a cambiare? Sì, perché in casa c'ho veramente caldo. Quindi, mi vado a cambiare questa maglia, è 3/4 la manica, però mi sta facendo caldo. Non vedo l'ora di inciavattarmi, non vedo l'ora di mettermi tutta bardata, non vedo l'ora di sistemarmi tutta, di mettermi doppi calzetti, tripli pantaloni, 8.000. No, fa caldo. Però i doppi calzetti sì, perché in casa cammino a volte senza ciabatte e quindi ho il doppio calzetto come i bambini piccoli. Ma chi se ne frega, sto a casa mia. Vi mando un bacio, vi voglio bene, ciao a tutti.